Salve a tutti da Titan89, oggi riprendiamo da dove ci eravamo lasciati nell'ultimo video e a Forte Ferreo. Stavamo un attimo di Campanile del Sole, Campanile del Sole. Ah sì, da qua. Vediamo se c'era qualcosa sotto, se era inutile scendere. Ah, qui la prima volta che vieni senti a fare X ovunque perché ci sono un sacco di scritte di pareti illusorie, ma non ho trovato niente. Allora, Forte Ferreo. Pareti illusorie davanti, di nuovo. Ah, c'era davvero. Scrigni. Qua sembrava un'altra parete. Peccato. Vabbè, apriamo in bellezza. Non abbiamo fatto ancora granché dall'ultima volta, anche perché sono rimasto sempre qua. Abbiamo una bella boss fight da fare, bella perché comunque ci dà tante anime con cui possiamo salire. Oh cavolo. Salire la destrezza di 2 e poi pensiamo solo a vita e resistenza. Tanto avete visto il personaggio, ormai è bello che è fatto. Allora, un secondo di smarrimento, anche di più. Osso del ritorno, fiaschetta 0. No, vabbè, tanto c'è più avanti la roba per le fiaschette, dai. Possiamo starcene un attimo. Via da qua. E subito girare. Vabbè, sì, subiamo anche sto danno, tanto non mi interessa. L'altra volta eravamo arrivati fino a qua. Non ho continuato più avanti perché poi c'era. Forse ho continuato giusto per la prima tartaruga. Sì, credo di sì. No, credo di no, ok. Non ho continuato più avanti poiché c'era una boss fight e mi interessava farla per ultima. Vediamo. Lì c'è la solita evocazione. Via. No, non ti evoco subito perché ho bisogno di un po' di vita, diciamo. Ok, andiamo a disattivare le robacce di fuoco che stanno qua sotto perché danno un po' di fastidio. Io credo, ragazzi, che potrei anche decidere di usare, forse l'ho detto anche già nell'altro video, comunque potrei decidere di utilizzare un ascetico qui, subito, così a secco. Cioè dopo aver sconfitto la boss fight, diciamo. Ah, riformiamoci di 7 belle fiaschette. E saliamo. Spegniamo un attimo il fuoco. Qui ragazzi, se avete problemi di livellamento, cercate di impararvi un po' la boss fight. Non è complicata. Non è strana, cioè abbastanza tranquilla. Io adesso me la sto ricordando benissimo, però dovrei riuscirci comunque. Ah, che spreco. Vabbè dai ragazzi, mica userò 6 fiaschette contro il boss, eh. Abbiamo preso tutto, state attenti qua, non fate cavolate, io sono morto saltellando allegramente. E pronti alla boss fight, subito, inizio video, vai così.
Eccoci qua il vecchio re di ferro, guardate come è diventato massiccio e potente, che poi vecchio re di ferro, ok, ma perché sputa fuoco? No, ma cioè, veramente ragazzi, io se non faccio una morte stupida ad episodio non sono contento. Torniamo esattamente qua. Eccoci qua ragazzi, scusate per la deplorevole figura che ho fatto. Ah, se sta lì a sinistra, se non sbaglio da qui non dovrebbe colpire. Puoi fare un pugno o qualcosa? Ok, questa mossa è facile. State attenti che ogni tanto dalla manata. Secondo. No! Vedete, questa manata, diciamo, è la più brutta. Il pugno di solito lo si vede abbastanza facilmente. Ma che fai adesso? Manata, pugno. Vedete ragazzi, è quasi umiliante questa boss fight, quindi se avete un po' di... Se non fate come me che cadete in quella lava là, messa apposta con la gente come me, secondo me... No, 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 no. No, non ci prendo, ok. Ok, cioè, ragazzi, avete visto che cosa perdo di solito, no? Per le cose che dove voi non riuscireste a perdere, io faccio per voi. 40.000 anime, non è male, non è male. Leggiamoci la bella anima. Allora, vediamo. Apro questa. Eccola qua. Vecchio re di ferro. L'anima del vecchio re di ferro morto tra le fiamme che ingoiarono il suo castello. Le carni del re di ferro vennero incenerite, ecco perché era di fuoco, giusto? E la sua anima venne posseduta dagli esseri in agguato nelle profondità. È interessante, dai. Eccolo qua, questo è un dire sì. E non mi ricordo il posto dove ci porta. Non mi sta bene il nome. Oddio. Non è Shulba. Vabbè, l'altro, insomma. Lo vedremo poi nei prossimi video. Questo vi riporta a casa. Sì, ok. Andiamo subito a Majula. Eccoci qua a Majula. Allora, innanzitutto mi sa che non ho aperto l'anima. E infatti, apriamola subito. Ho tre ascetici. Voglio salire. Dai. Gemme vitali ne ho poche, quindi devo lasciarmi un livello. 18 destrezza. E destrezza non la tocco più. E così. Abbiamo fatto un buon level up. Anche perché adesso tutti i potenziamenti andranno in vita e resistenza. E quindi sarà una bella cosa. Acquisto oggetto. Di queste ne compriamo. Giusto per campare un attimo. Poi. Voglio vedere. Adesso mi dimentico sempre dove sia la strada, purtroppo. Dovrebbe essere. Vorrei un cavallo in questo momento, andavi veloce. Cioè, assurdo perché mi dimentico sempre da dove si vada. Eppure è facile. Sarà qua? Sarà qua? Ramo profumato del passato, ragazzi, devo ricordarmi assolutamente che un mercante a Forte Ferreo
Ne vende uno, 7500 costa peraltro. Se non mi ricordo se l'ho comprato. Spero di no. Qui c'è un qualche oggetto, qualche regalino, qualcosina così, tanto per gradire, no? Vediamo qua cosa possiamo trovare. Qua dovrebbe esserci qualcosa per la piromanzia. Have you listened? The way you end up so heaven. Ah. See that statue? Hey, you don't. See that statue? Gemma vitale, osso del ritorno. In pratica quello ha paura che questo. Cioè. Mi sa che queste, se non ricordo male, e non ricordo male, mi scatta la trappolona dove escono 5-6 di questi. Vi assicuro che sono facili, ma 5-6 di loro tutti insieme in una stanza angusta così diventa sicuramente problematico. Quindi uccideteveli piano piano così. Ma esattamente cosa hanno di gonfio? La pancia? Ma vabbè, non sono domande che non dovrebbero avere risposte queste. Vabbè, ne abbiamo tolti due, in pratica non è che abbiamo fatto tutto questa grande cosa. Non uccidetela questa signorina, eh. Non morire, dammi un momento per favore, sto bene, credo. Rosabeth. Lei è Rosabeth. Pietra prismatica. I was attacked. I owe you. But do you have any? I'll take anything. Whatever you don't need. Anything at all. Just. Ragazzi, l'equipaggiamento che le date non sarà più disponibile per voi. Quindi non date le cose troppo interessanti. Vediamo. Cavolo, spero di non dargli cose che sarebbero carine da avere. Ok. Continuare. Rinforza fiamma della piromanzia, fiamma oscura della piromanzia, fiamma della piromanzia, piromanzia, piromanzia. Acquista oggetto. Anello di quarzo della fiamma, se non sbaglio ne abbiamo il più uno, quindi non ci serve. Potenzia la fiamma della piromanzia. Aumenta. Questo ragazzi è molto utile per recuperare tutti gli oggetti che abbiamo lasciato indietro, insomma. Quindi io consiglio di qui, sinceramente parlando, io i primi due non li ho mai usati, poi magari qualcuno ha difficoltà o un qualche boss specifico e si trova comodo usarli, io comprerò solo questo. Cioè solamente questo sinceramente che. E poi facciamo questo. I have my very. His name is Carillion of the Fire, a Cartillon. famed sorcerer in Malfia. I was fa when he's but he was. I'm rather unskilled in the Lord Copulation. Cartillon, quanto pare forse l'ha abbandonata, lei non lo What sa. am I fascinated by? Ah. Why can't I just focus? Oh dear. It's hardly. I have my very. His name is Carillion of the Fold. Va bene, in pratica forse è stata abbandonata, lei non lo sa, e a questo mentor, insomma. No, no, no.
Questo invece è Ben Hart. Questo, oltre ad aiutarvi, vi darà la sua spada dove uccidete il persecutore. Comunque adesso azioniamo la trappola. Ma a questo punto, ragazzi, io qui sinceramente volevo solamente prendere queste. So che vi sembra strano, ma ho fatto tutto per prendere questi, l'appola arancione. Quindi francamente a me non me ne frega niente di continuare qua, lo faremo subito dopo, però ho altre idee per ora. Azioniamo la trappola e usiamo il nostro del ritorno. Eccoli. Ragazzi, vi assicuro che se non sapete di questa trappola è letale, perché io adesso ne ho uccisi due e sapevo che venivano da dietro. Ecco fatto. Ho azionato il tutto per... Ah, ecco la tizia che ti ha... Ho azionato la trappola perché voglio che lei si sposti da qua. Principalmente, se non sbaglio, qui c'è un falò. No? No? No. Tra un po', forse. Ah, cavolo. Perché questo è morto? Ah, pensavo fosse un mimic. Frammento di fiaschetta d'Estus, ottimo. Qualche altro c'è? Ah, c'era il falò. Ora ti usiamo subito. Aspetta un attimo là, un momento. Stai buono là. Super salto. No, no. È difficile, eh? Ah, ok. No, quella protuberanza, più la guardo, più... No, non fa schifo, però, boh. Stai buono. Ho colpito più la porta che lui. Che altro mi potete dare? Anima di cavaliere valoroso e figlio umana. Ma chi è che muore da queste parti? Boh. No. 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 Ce la posso farcela, ragazzi. Dai. Sì. Niente? C'è così? No, non chiudi, che mi sto appartando. Fai attenzione a bugiardo. Ah, qua mi sono muro invisibile. Insetto. Ma insetto di cosa? Andiamo da questa porta, vediamo se c'è qualcos'altro più interessante, più da portare, insomma. Niente. Io sto aprendo le porte così. Sì, ovviamente io quando non ricordo se c'è qualcosa di particolare tendo sempre a fare la cosa in più piuttosto che la cosa in meno. Tipo aprire le porte è stata una cosa in più. Avevo detto che me ne sarei andato, so che mi... Voglio ricordare cosa c'è qua avanti. Ah, i boschi ombrosi. No, non volevo fare... Vabbè. Niente, ragazzi, mi sta venendo voglia di andare in questa zona, però i progetti, cioè per una volta che comincio il video ho un progetto, è un peccato non svilupparlo come l'ho pensato. Cioè il progetto era andare a Forte... No, andare a... Andare a... Il progetto è già passato, già finito. C'è Shulva che potrei fare, c'è da comprare il ramo, c'è un sacco di roba da fare. Oltre che sta sparando pietra, eccolo. Ma sì, uso il verbo sparare per qualsiasi cosa lanciata, quindi abbiate pietà, abbiate pazienza. Puntino? Anime cavaliere valoroso e figlio umana. Quanti ne ho? 18. Faccio proprio schifo. Qua c'è un altro falò? Cioè quando, ragazzi, zero falò, quando pam, due di fila e anche inutili. Mm.
Recuperiamo un po' di cose che ho dimenticato. Innanzitutto andiamo alla via di passaggio. Via di passaggio qui dobbiamo fare un paio di cosette. Non ci vengo, non ci torno, anzi, da un sacco di tempo. Lo sapete che mi viene il dubbio se io abbia fatto o meno il persecutore lì in fondo? Vabbè, l'avrò fatto, dai. Andiamo a fare liscio e setoso. Vediamo. Sì, dacci un setoso. E quale roba era questa? Ma le posso... Non ho mai provato a lasciarle tutte insieme. Vediamo un attimo se lascio due. Ah, ok. Beh, ok, non mi ricordavo se si potevano lasciare tutte insieme, no. Il gioco ti obbliga a fare lascia una, lascia due, una l'ho usata, sono un... Voi non usatele, fate lascia, 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 no. Sì, anche questa va bene. Che palle questa cosa. Anche questa. Queste sono più rare, se non sbaglio. No. Ok. Questa è una cosa molto noiosa. È stupida, non... Ok, dammi tutto. Erba ambrata. Gemma vitale. Effigie umana, pietra grezza, frammento di titanite, gemma vitale, pietra grezza, pezzo di titanite, anello bianco, osso di drago pietrificato, buono, martello pesante del demone, tridente dell'invocatore. Lastra di titanite, ottima. Martello, che so, cosa ho letto? Questo è carino, martello pesante del demone. Carino. Ma ho finito i setosi, ragazzi, non è che posso... Ragazzi, andiamo, andiamo, andiamo. 2600, 2600... Proviamo ad andare al forte ferreo, al primo falò, al primo falò.